Ok ragazzi, ci siamo. L'epilogo, la fine di tutto. Livello numero 6-8. Boss finale. Che cerchiamo di fare anche abbastanza in fretta, perché sennò qua siamo veramente un sacco di parti. King Bowser's Castle. Io premetto, non me lo ricordo questo livello, perché io una volta solo ho finito questo gioco all'epoca, quando lo giocavo. Allora, oh cazzo. Voglio di nuovo la carica. Ok, è andata. La prima parte è andata. Non è andata un cazzo, non è andata. Cazzo. Porca puttana, era andata, meno male. È andata a fanculo, era andata. Ok. Stiamo attenti. Che cazzo è qua la ruota della fortuna? Cosa devo fare? Ok. Questo forse, non lo so. Prima di aver azzeccato subito la porta giusta. No, e comincia sto cazzo di tremolio di nuovo. Ma noi cerchiamo di farlo in maniera spumeggiante. Come direbbe il buon The Mask. Spumeggiante! Ok. Queste sì, ci seguono. Perché va un po' corto di vita in effetti. Ma che siamo già arrivati alla fine? No, non ci credo. Ah, ma poi c'è la tizia Kamek che spara questi fasci. Sì, mi ricordo. Mi ricordo. Eccola che comincia a scassare la minchia. Ah. Ah, se ne andiamo vicino lei scompare, quindi cerchiamo di farla scomparire più volte possibile, così almeno evita di scassare le palle. Porca puttana. Cazzo! Mi sa che mi conviene prendere uno di quegli... uno di quelle uova, uno di quegli oggetti che mi danno un po' di cose curative, perché... vorrei fare una brutta fine, anzi tempo. Compari tu, ancora. No. Non rompere le palle. Ammazzati. Se puoi evitare di romperci le palle. Dove sei? Ancora, basta. A fare così per evitare che spari i suoi cazzo di colpi. Ancora! Ah. Niente, questo non siamo riusciti a evitare. Cazzo! Ok, prendiamo la metà. Minchia che palle sto pezzo. Boss finale. Andiamo solo 4 minuti, siamo già al boss finale. Ah già, che però è diviso in due parti, se non sbaglio. Sì. You are not welcome here. Yoshi, please hand over the baby. C'è anche Baby Bowser, giustamente. Oh dear, what to do, young master Bowser wakes. Va bene. Come, it's too noisy in here. I wanna go sleepy here. Pam. Culata. Mazzo. E Mini Bowser, pure da piccolo era stronzo. What kind of wind dog is that? Look at Bubble. Mine. Vuole Yoshi sostanzialmente. Eccolo. Ah, vuole Yoshi. Com'era già? Ah, così era. Cazzo. Ok.
esatto, dovevamo fare questo. Bastardo. Ok, ancora uno. Come la buona tradizione di ogni Super Mario, mi dicevano colpiti tre volte. Ok, ma non credo sia finito qui. Yoshi sognante con gli occhi chiusi. Yoshi, why did you do this? C'è un po' quello che sta stonando, cazzo. Eccolo. Mi sembrava strano. Ah, qua aspetta. C'è quello in finta 3D, se non sbaglio. O no? Sì, esatto, quello in cui bisogna colpire Bowser dalla lontananza con... E questo effetto qua è figo, perché per essere un gioco dello SNES è veramente figo. Perché crea una sorta di effetto 3D molto finto, ovviamente. Però è bello, mi piace. Wow. Ah, che c'è? Niente. Un attimo di panico. Ok. No, com'era già? Aspetta. No, che devo tenere. No, troppo basso. Colpito. Ancora non l'ho colpito. Ancora troppo basso, forse. Però si avvicina a lui. È troppo lungo. Minchia, è bastardo sto pezzo. Oh, dammi delle uova però. Non so quanto altro devo colpire, tra l'altro. Troppo. Lunga. Questa la piglia. Yeah. L'ho preso, grandissimo. Cazzo, non l'ho preso. Sì che lo piglia. No. No, cazzo. Volta. Piglialo. Piglialo di nuovo. E vai, inclina gli occhi. Quanto altro lo devo colpire? E avvicinati così ti piglio di nuovo. Grandissimo, pausa. Ah, finito. Grandissimo, quanto altro l'ho colpito? 7, 8, non mi ricordo. Oh, minchia, l'abbiamo finito. È finito, non ci credo, è finito Yoshi's Island. Cioè dopo ho iniziato God of War e Yoshi's Island tipo a giugno e li ho finiti adesso a fine settembre praticamente. Cioè, sono grande. Ci ho messo solo 3 mesi per finire il gameplay. Non so quanto pare questa formula di fare più gameplay per volta. A parte che sono state le vacanze di mezzo e tanti altri video che ho dovuto fare, quindi inevitabilmente ho dovuto saltare un po' di cose. Però se faccio 2 gameplay, adesso devo vedere, devo decidere, qua sto sproloquendo a casaccio. Se decido di mandare avanti 2 gameplay per volta, casomai carico una parte di entrambi tutti i giorni, così almeno evito di perdermi la troppo nei mesi. Vabbè, salvato Luigi. Anche la Fenice dalle ali grigiastre. Boh, finito. Sì. Bene. Io, boh, non so cosa dire, di nuovo è finito l'ennesimo gameplay. Io spero che vi sia piaciuto, è il primo Mario che facevo, ma penso di farne altri perché oggettivamente male la storia, io che adoro fare retro game, direi che ne devo trattare di questi giochi. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, questo gameplay in generale vi sia piaciuto, che l'abbiate seguito con piacere.
Se volete lasciarmi dei consigli per il prossimo gameplay sarei molto contento. Nel frattempo noi non so cosa altro dire, ci vediamo al prossimo gameplay. Vediamo cosa fa ancora Luigi Yoshi in questo momento. Dove va? Ah, va ad abbattere l'ultima torre. Ok, vediamo almeno la fine gloriosa di questo gioco fantastico. Io non lo finivo da tantissimo tempo, tra l'altro. Infatti molte cose non me le ricordavo più. E anche l'ultimo mondo è stato sconfitto. Bene. Niente, io vi rinnovo i miei ringraziamenti, spero che questo video vi sia piaciuto come tutto il gameplay, e noi ci vediamo al prossimo gameplay che inizierà a breve, probabilmente quando vedrete questo video probabilmente sarà già iniziato, quindi alla prossima, ciao ciao!